la delibera sullo studio di dettaglio del centro storico è una delibera che la città oggettivamente aspettava da tanto tempo, perché è uno studio che finalmente ha consentito e consentirà di avere una fotografia reale dello stato intanto del tessuto urbano della città di Catania. Come sappiamo tutti, la città di Catania da 50 anni attende un piano regolatore generale. In questi 50 anni la regola che ha prevalso in assenza di regolamentazione è stata la regola della giungla, no? Dove spesso sono stati fatti degli interventi a macchia di leopardo che hanno snaturato anche in parte il contesto urbano. Questa delibera va nell'ottica invece di garantire, preservare l'identità chiaramente del nostro centro storico, consentendo però finalmente di poter attrarre anche degli investimenti e quindi attrarre tutta coloro che vogliono effettivamente investire per riqualificare e rigenerare il nostro centro storico, che ad oggi è rimasto cristallizzato spesso con anche un effetto devastante, che è stato quello anche dell'abbandono. Sono tantissimi gli immobili nel centro storico che oggi sono abbandonati perché la gente preferisce spostarsi e non si trovano imprenditori che investono. L'idea di questa delibera quindi nasce nel preservare il centro storico, ma dall'altro consentire di avere regole chiare, studio casa per casa sulle possibilità di intervento. C'è qualcuno che teme che tutto questo possa in qualche modo dare la stura, come dire, a demolizioni e ricostruzioni un po' selvagge. Possiamo tranquillizzare la cittadinanza? Ma guardi, questa è una città dove spesso si pratica uno sport che è quello della dietrologia. Qualunque cosa probabilmente che si fa, c'è qualcuno sempre che dice che probabilmente c'è un rischio più o meno noto. Basta leggersi le carte, vedere i documenti, studiare, approfondire questo studio di dettaglio per rendersi conto che questo importantissimo lavoro è stato fatto insieme alla soprintendenza, che ha vagliato e quindi insieme al comune sono andati a scandagliare i vari immobili proprio per qualificarli e in modo tale da poterli tutelare, quegli immobili che meritano di essere tutelati, e nel frattempo consentire però in tutti gli altri immobili poter fare delle azioni di riqualificazione e di rigenerazione. L'obiettivo è riqualificare e tutelare l'identità. Chiaramente tutto questo, tra l'altro, con una grandissima innovazione che abbiamo voluto che venisse inserita in questa importante delibera, che è quella dell'istituzione di una commissione, di una conferenza dei servizi permanenti. Che vuol dire questo? Vuol dire che finalmente sarà istituita questa conferenza dei servizi che vedrà la partecipazione del comune, della soprintendenza e del genio civile, che servirà proprio a vagliare tutte le richieste che avverranno dei vari progetti affinché appunto questi possano riqualificare il centro storico preservandone la propria identità. Consentitemi tra l'altro di dire che ci siamo resi conto di come l'edilizia e le iniziative di ristrutturazione, di riqualificazione e di adeguamento sismico siano di fondamentale importanza. Lo stiamo vedendo ora con gli interventi come il bonus facciate, con il bonus 110 e il bonus edilizi che ci sono, che stanno facendo aprire tantissimi cantieri che forse riconsegneranno un territorio differente con finalmente gli immobili riqualificati. Noi lavoriamo nella direzione della riqualificazione e della messa in sicurezza, perché non dobbiamo scordarci che viviamo in un territorio a rischio sismico e quindi l'obiettivo principale di un'amministrazione deve essere quella anche di incentivare gli interventi che possono mettere in sicurezza gli immobili e il nostro patrimonio immobiliare.